Sostamane un tratto dell'idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco per verificare le ultime difficoltà del progetto dell'interporto di Rovigo. Anita Gallimberti. 56 anni dal progetto, 120 miliardi finora spesi per l'idrovia Padano-Veneta, una delle tante opere incompiute del nostro Polesine. Abbiamo ripercorso assieme all'assessore ai trasporti Tullio Guadagnin tutto il tragitto che ci porta da Cavanella d'Adige fino a Rovigo. Nella sede Covni di Cavanella d'Adige, gli ingegneri Paolo Dall'Asta e Silvano Vernizzi hanno illustrato l'idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco. Presente l'assessore regionale ai trasporti, Tullio Guadagnin. La regione, infatti, ha stanziato per il completamento delle opere 36 miliardi in base alla legge 380-90. Io credo che se si renderà il canale interamente navigabile, sarà permesso il transito di chiatte fino a 1500 tonnellate, sicuramente questa è un'incentivazione per l'insediamento di determinate industrie in questa zona, in particolare industrie che abbisognano poi fortemente della mobilità delle proprie merci e merci che magari rappresentano anche dei trasporti difficili. All'ultimazione dei lavori, tra due anni, sarà consentito il transito lungo l'asse navigabile dei natanti da 1.000 a 1.500 tonnellate di quarta classe europea. Ma cosa manca per l'ultimazione del progetto? I problemi principali sono tuttora costituiti dal ponte ferroviario di Arquapolesine, che deve essere alzato di 1,17 m, ma soprattutto è necessario provvedere a un dragaggio per consentire il passaggio dei natanti. Per far questo saranno necessarie opere di sottofondazione e quindi sono già in corso accordi con le Ferrovie dello Stato per poter eseguire i lavori. Il secondo problema è il ponte di Zelo, che è un ponte che è stato vincolato dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali di Verona. È un problema abbastanza grosso, sono in corso contatti con la Sovrintendenza per poter risolvere il problema. In ogni caso, se sarà possibile alzare il ponte, l'idrovia sarà funzionale diciamo al 100%, altrimenti per il momento ipotizziamo una soluzione di minima che consentirà il passaggio quantomeno ai natanti con traffico a senso unico alternato, anche se da un punto di vista idroviario non è una definizione molto corretta, insomma. L'iniziativa di stamane, promossa dall'assessore regionale all'ambiente Renzo Marangon, ha permesso di verificare sul luogo con tecnici, amministratori, pubblici e giornalisti le ultime difficoltà da superare.